Per quanto riguarda la serie action in terza persona, ecco i giochi che secondo me in assoluto non dovreste perdere o almeno provare una volta. Partiamo con Batman. La serie di Batman è composta da Arkham Asylum, Arkham City e l'ultimo Arkham Origins. È un action in terza persona molto ben strutturato. Praticamente i primi due sono capitoli consecutivi, mentre il terzo narra di come si è generato tutto, quindi come spazio temporale è legato prima appunto di due capitoli. Batman praticamente è uno dei personaggi più polari e carismatici della DC, la DC Comics, una casa appunto fumettistica. La storia è molto bella e vi porterà appunto ad affrontare tantissimi personaggi carismatici della serie e in primis su tutti, secondo me, Joker. La mappa è enorme, potrete girare in tantissimi angoli dove potrete godere delle ambientazioni dark come Gotham insegna. E non solo, lo stesso Batman, per esempio, ha molti gadget che vi aiuteranno nei combattimenti. Parlando appunto proprio della fase del combattimento vero e proprio, potrete affrontare gruppi di persone e la modalità non è, e sottolineo, non è simile appunto ad Assassin's Creed. Qua i nemici praticamente vi verranno addosso e sicuramente non tutti assieme, ma non staranno sicuramente a guardare. Il free flow combat permetterà infatti di inanellare spettacolari combo con la semplice pressione di pochi tasti e avrete, come in questo caso anche in Assassin's Creed, la controparata che appunto vi permetterà di rispondere agli attacchi. Contro alcuni boss o nemici di diverso tipo dovrete per esempio stordirli o saltargli alle spalle ed in alcune scene di combattimento, saranno presenti dei classici momenti in cui dovrete cliccare il pulsante giusto al momento giusto. Insomma, chi non ha mai visto Batman, ma soprattutto chi non ha mai pensato di voler usarlo almeno una volta, ecco, in questo gioco, anzi in questi tre giochi, ne avrete appunto l'occasione. Provatelo, ovviamente non vi sto qui a dire. Parliamo di Dark Souls. Questo gioco è amato e odiato, secondo me. Odiato perché per molti è considerato molto difficile, sia per i nemici che incontrerete che per i boss, che vi uccideranno anche a volte con un colpo solo. Amato perché dopo che ci ho giocato ed imprecato in qualsiasi maniera, la soddisfazione di raggiungere gli obiettivi è stata appagante. Le ambientazioni sono di stile fantasy e i paesaggi sono da mozzare il fiato. Con il vostro personaggio calerete in sessione all'aperto o al chiuso, per esempio in grandi foreste o in angusti cunicoli. Gli effetti luce inoltre sono fatti ad hoc per rendere appunto il tutto magnifico. Per quanto riguarda invece il personaggio, avrete la possibilità di modificarlo in base a tantissime skill come forza, costituzione, vita, eccetera, eccetera, che vi permetteranno di usare armi ed armature così da essere agili e schivare parecchi attacchi o massicci e parare fendenti degli avversari. In punti specifici delle mappe troverete dei falò che vi permetteranno di salvare la partita ed inoltre avete la possibilità di tornare umani o no. Essere praticamente non morto non dà nessun tipo di penalità, ma non vi farà evocare compagni usati nel gioco dall'intelligenza artificiale che vi potranno dare una mano nel combattere i boss e non potrete nemmeno rinforzare i falò che vi concedono ulteriori fraschette per curarvi. Detto così, forse non ci capirete molto, è da provare e fidatevi, le arrabbiature saranno molteplici, ma uccidere boss dopo molti tentativi non ha prezzo, assolutamente da provare. Dead Space. Questo gioco per me è uno dei più belli in assoluto. Attualmente è arrivato al terzo capitolo, di cui l'ultimo non è riuscito alla grande, e più avanti vi dirò il motivo. Il primo capitolo è ambientato nello spazio. Il personaggio principale è Isaac, un ingegnere spaziale che viene inviato con la sua squadra ad investigare sul perché la nave Ishimura sia ferma nello spazio e non risponda alle richieste di aiuto. Questo capitolo, oltre a dare ambientazioni spaziali favolose, è uno dei capitoli più paurosi che abbia mai giocato e non vi spoilerò nulla né sulla grandiosa storia né su cosa vi aspetta. Vi dico solo che l'ambiente, rumori di qualsiasi cosa vi terranno incollati alla sedia in attesa che qualcosa o qualcuno esca da una parete o un condotto. Avrete un'illuminazione scarsa che rende il tutto ancora più angosciante. Ogni luogo potrebbe rivelarsi un pericolo.
I nemici non sono assolutamente facili da abbattere, anzi, dovrete con le vostre armi smembrarli e quando sarete certi che non si muoveranno più, allora sarete certi che sono morti. Non voglio dire altro, provatelo perché è assolutamente grandioso. Dead Space 2 è sempre sulla falsariga del primo, anche qua con grande grafica e storia. Questo secondo capitolo vi terrà sulle spine e vi farà paura, forse leggermente meno, ma non troppo. Come novità ci saranno nuovi mostri e nuove armi da provare. E quindi provatelo e anche qua poi non ve ne pentirete. Il terzo capitolo è molto action e poco pauroso, il che mi ha reso il tutto meno piacevole. Sì, è curato graficamente come ambientazioni, come fase di shooting, i mostri sono nuovi, ok, ma oltre questo non direi altro. L'unica vera novità è quella che le armi che troverete potrete smontarle e rimontarle a vostro piacimento, così combinando vari effetti. Vi faccio un esempio per farvi capire. Potrete mettere il mitra come arma primaria sopra e il lanciafiamme come arma secondaria sotto, oppure la sega circolare sopra e il lanciagrande sotto, e via dicendo. Ripeto, è molto carino, ma purtroppo molto action. Quindi momenti paurosi che hanno reso il gioco veramente bello negli altri due capitoli saranno veramente pochi. Giocateli tutti, mi raccomando, e veramente, sottolineo, veramente non ve ne pentirete. Parliamo di Splinter Cell. Questa serie è stata molto bella in alcuni momenti e ha avuto i suoi bassi con il capitolo Conviction, ma con l'ultimo capitolo è tornata in auge. Serie di Tom Clancy vi farà interpretare Sam Fisher, addestrato come Navy SEAL ed ex agente della CIA, ed esperto soprattutto in missioni ad alto rischio. Parlarvi di ogni capitolo ovviamente ci metterei troppe ore, quindi mi concentro sull'ultimo, che è Blacklist. Qua le ambientazioni sono molto curate, gli effetti luce sono fatti molto molto bene. Idem le armi di ultima generazione, come il vostro equipaggiamento che avrete a disposizione. Sam dovrà affrontare missioni in maniera stealth, sfruttando armi silenziate ed occhiali con visore notturno. Lo scopo è appunto quello di sfruttare l'ambiente per passare inosservati. Vi faccio un esempio. Rompere le fonti di luce, così da rendere la stanza o le zone più buie possibili, così da prendere di soppiatto il nemico. Dovete stare attenti a come nasconderete i corpi, perché ad ogni minimo rumore chi avrete di fronte vi verrà a cercare e a scovarvi. Quindi trovare un cadavere in bella vista farà scattare appunto l'allarme. Un bel misto di action stealth fatto molto bene, appunto, per armi di ultima generazione e i tanti gadget da sfruttare. La storia è accattivante e coinvolgente. Secondo me uno dei migliori stealth game in terza persona usciti nel 2014, sia per la console che per il PC. Anche questo assolutamente da non perdere. Parliamo ora di L.A. Noire. Cito questo gioco per vari motivi. Uno è che è di marca Rockstar, casa dei videogiochi quindi sinonimo di qualità come GTA, Max Payne e Red Dead Redemption e tanti altri. Due, perché è uno dei giochi ad oggi per me ancora innovativo. È un detective game, cioè un gioco in cui sarete chiamati a investigare crimini e quant'altro per scoprire chi ha fatto cosa e perché. Elementi chiavi direi in primis è la grafica. La Rockstar ha voluto usare un sistema grafico solo per la faccia, usando 32 telecamere che hanno reso le espressioni facciali, le smorfie della bocca, del viso, gli occhi, insomma l'intero viso, praticamente reale. Questo perché, essendo un gioco di investigazione, sarete voi, nel momento in cui vi toccherà interrogare chi vi troverete davanti, a capire se vi sta mentendo o se vi sta dicendo la verità. Questo gioco è ambientato in un'America di fine anni 40. Sarete appunto un detective che, passo dopo passo, dalle prime armi vi ritroverete a investigare nelle varie sezioni della Los Angeles Police Department. Dapprima sezioni dal traffico, poi agli omicidi, ai narcotici, fino agli incendi dolosi. Dovrete trovare indizi, oggetti dell'indagine e fare interrogatori. Svolgere male alcune fasi del gioco vi farà terminare il tutto
ma con i vari autosalvataggi vi darà la possibilità appunto di recuperare e di riprovare la missione. Ci sono anche fasi di shooting in terza persona e qualche missione secondaria. Troverete personaggi reali di svariati telefilm o film. Un gioco quindi nella sua interezza grandioso, nuovo, con risvolti cruenti che vi condurranno passo passo ad andare avanti e a capire come la storia e i risvolti di tante situazioni andranno a finire. Giocone con la G maiuscola. Grand Theft Auto. Anche questo è un gioco del Rockstar Game, quindi c'è poco da dire. Rispetto ai primissimi capitoli, GTA è diventato il gioco di punta che tutti aspettano nel momento in cui si annuncia la sua uscita. Grafica da urlo, con effetti atmosferici, luce e tanto altro, storia immensa e trama sempre al top. Parlo dell'ultimo capitolo. Sarete immersi in una mega città viva in tutto e per tutto. Ogni elemento, persona, macchine, ha vita a sé. È una città che solo a guardarla sembra di vedere la vita propria. Chi mangia, chi parla, chi ha il cellulare, chi impreca in macchina perché gli è davanti e non parte col verde. Pare quasi appunto la realtà e tutto ciò è ricreato molto ma molto bene. Sarete liberi di girarvi ogni angolo in lungo e in largo. L'audio è spettacolare in ogni momento. Potrete inoltre interagire con il cellulare. Potrete effettuare chiamate, mandare SMS ed usare una sorta di Facebook oltre che mandare mail. Inoltre potete usare i PC da cui girare vari siti. Altro ancora, potrete comprare armi, rapinare negozi, andare per night, per bar, per bischi, per andare a giocare a bowling, giocare a biliardo, rubare qualsiasi mezzo. O quasi disponibile nel gioco, anche addirittura nelle zone militari, ma qua, vi avverto subito, sarà parecchio difficile. Ci sono appunto aerei, elicotteri, barche, biciclette, carri armati, insomma, tutto e di più. È veramente un open game. Il clou è appunto la giocabilità. Avrete vari personaggi con ognuno la sua storia, ma che andando avanti vedrà intrecciare tra di loro i vari elementi narrativi. Sicuramente, guardate, tante cose me le dimentico, ma ripeto, le cose da poter fare sono tantissime e sarete quasi liberi di farle tutte. Non dico altro, solamente giocateci dal primo all'ultimo, soprattutto l'ultimo, e vedrete che non ve ne pentirete affatto. Passiamo ora a Mass Effect. Della casa BioWare, questo gioco è ambientato nello spazio. Anche questo è un altro gioco tra i miei preferiti in assoluto. Io sono un amante dei film stile Star Wars o Star Trek. In tutti i capitoli il vostro personaggio sarà il comandante Shepard. Egli sarà chiamato in causa per salvare l'umanità da un'antica minaccia. Secondo me è una sorta di film giocato. Vi farà appunto interagire con tante razze aliene diverse e potrete capire da ognuno la loro vita sociale nel mondo e come interagiscono con le altre classi sociali. Anche il vostro equipaggio, andando avanti con la storia, si assortirà di personaggi carismatici con personalità diverse che influenzeranno non solo con le vostre scelte durante il gioco e le missioni, ma anche nei dialoghi l'esito finale del gioco stesso. Questo amplia la giocabilità e la fase narrativa. Un mix, insomma, di elementi fantascientifici e di storia senza precedenti. La fase action è ben curata, fatta a turni vi permetterà di mettere in pausa e potrete così scegliere cosa far fare sia a Shepard che alla squadra stessa. Per esempio, non vi ho detto che ogni elemento che avrete con voi ha delle caratteristiche. Ci sono personaggi votati alla guerra, medici, tecnici, telepati e tanto altro, con ognuna le proprie skill. Altra cosa che mi stavo dimenticando. È inoltre un GDR, un gioco di ruolo, quindi sarete voi a decidere quali skill aumentare sia del vostro personaggio che di ogni membro della squadra. Le skill sono tantissime e possono andare appunto dall'usare ed avete spari potenti, stordenti o ad avere altre abilità che bloccano l'avversario umano o artificiale.
e tante altre ancora che non vi posso fare un elenco perché è lunghissimo. Insomma, anche se ometterò qualcosa, anche questo è un capolavoro grafico, visivo e narrativo. Stragiocateci, non so che altro dirvi. Ultimo, ma non ultimo, per quanto riguarda gli action in terza persona, arriviamo al mio gioco preferito da podio, direi. Hitman. Hitman è arrivato da qualche anno al suo sesto capitolo con Absolution. In ogni serie sarete pronti ad affrontare missioni che l'agenzia vi richiederà di fare, come far fuori la persona di turno importante per la missione stessa. A prescindere dalle qualità grafica, audio e visiva, potrete affrontare le missioni prima di tutto con svariate armi e gadget e secondariamente in maniera completamente libera. Quindi potrete sterminare totalmente tutti, come essere un killer professionista, cosa che io appunto amo fare. L'uso di armi silenziate sarà d'obbligo, come il nascondere i cadaveri sarà fondamentale e bisogna stare attenti a fattori luce per non essere visibili, ad antifurti, telecamere e altri elementi vari. È sicuramente lo stealth game migliore in assoluto, pari forse con Splinter Cell. L'elemento che ha contraddistinto la serie stessa è il travestimento. Sì, una volta che avrete ucciso o messo fuori gioco il malcapitato di turno, potrete vestirvi con i suoi abiti, cosa che vi permetterà in alcuni momenti di intrufolarvi in edifici o punti della mappa difficilmente accessibili. Provate l'intera serie dal primo all'ultimo gioco e capitolo esistente. Gli ultimi due, per me, sono il fiore all'occhiello di tutta quanta la serie. Ah, mi era scordato, apro e chiudo parentesi, se vi interessa, esiste anche un film chiamato Hitman, uscito appunto proprio sulla serie. Non male anch'esso. Per chiudere, il gioco è super, da Oscar. Direi obbligati, per chi non conosce la serie di Hitman e il personaggio, immediatamente a provarla e a diventare anche voi dei killer fantasma.